Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Questo dovrebbe essere momentaneo, in camera mia c'è ancora un po' di macello e sotto sopra ancora, un po' si è visto nello scorso vlog perché in quei momenti non potevo fare a meno, però vabbè, evitiamo almeno per questo vlog di far vedere camera mia sotto sopra, evitiamo. Oggi iniziamo, cioè in questo momento, il reading vlog della Lama Sottile, secondo volume della trilogia di Questi Oscuri Materie di Philip Pullman. Non ho ancora inizio, sono ancora a pagina 357, quindi praticamente alla prima pagina ho letto praticamente solamente tre righe, anzi una e le altre due lette così male. Perché comunque non volevo spoilerarmi niente e quindi ho pensato non leggerò niente, manco una riga, che poi in realtà una riga l'ho letto, visto che poi non c'era nessuno spoiler, e quindi va bene, ho continuato a leggere le altre due righe così, giusto per sapere un po' come iniziava il secondo libro, però comunque diciamo che non ho letto ancora niente. Niente, questo era solamente l'intro, oddio. Per farvi sapere che iniziamo questo secondo reading vlog. Ci vediamo nei prossimi aggiornamenti, vediamo un po' quando aggiornarvi, ve lo dirò man mano che andiamo avanti con il vlog. E niente, questo era il primo aggiornamento, un po' così sbarazzino per parlare, per dire, per introdurre tutto il video. E 2 minuti già sono troppi secondo me, quindi va bene, ci vediamo nel prossimo aggiornamento. Quando avrò iniziato il secondo libro, vi farò sapere. A presto. Ciao a tutti amici del web. Allora, sto ferma, non vi preoccupate. E stavo un pochino di fretta oggi, quindi va un po' così questo primo aggiornamento. Il secondo libro è partito molto meglio del primo, almeno per quanto riguarda le rivelazioni eclatanti, cioè a me sta piacendo di più a livello proprio di suspense, di cose da fare, di qua, di là, ci sono cose interessantissime. E non è che il primo sia vuoto di queste cose, però magari il secondo, essendo già la storia, come dire, iniziata, già conosciamo i personaggi, quello e quell'altro, quindi certo, dobbiamo conoscere ancora Will, perché io non ho ancora ben inquadrato il suo personaggio, perché comunque ho letto solamente 3 capitoli. Però comunque l'area la conosciamo, tutto ciò che ha passato fino in quel momento lo conosciamo di qua di là, e quindi insomma parte già sparato. Ecco, spero che finisca così sparato, insomma, peggio che adesso, per poi iniziare il terzo. Comunque ho letto solamente 3 capitoli, adesso non ricordo la pagina che non ho dietro il libro, circa 400 e poco più, e magari vi aggiornerò un po' più in là appena leggerò magari 2 o 3 capitoli. Magari vi aggiornerò ogni 3 capitoli, dato che ne ho letti solamente 3 adesso. E niente, vediamo un po' come andrà a finire. Vediamo un pochino. E comunque ha preso una piega interessante. È iniziato molto molto bene. Intanto io mi sono fregata Luigi, il fratello di Super Mario, no? Non so se lo conoscete, al centro pastorale, perché adesso sto andando a fare catechismo, che in realtà ci siamo visti un po' prima, cioè ci vedremo adesso un po' prima, sono già qualche minuto in ritardo per fare questo video, questa clip, infatti adesso scappo perché ci dobbiamo mettere d'accordo su cosa fare nel pomeriggio di oggi, perché oggi inizieremo il nuovo gruppo, cioè una nuova attività. Per comunione e cresime, io in realtà sono più sulle cresime. Domani, che è domenica 3 ottobre, lascerò i miei ragazzi delle cresime, e domani sera. Oggi invece, vabbè, tutto uno dietro l'altro le cose. Oggi iniziamo, oggi è sabato 2 ottobre, iniziamo appunto un nuovo gruppo. Adesso dobbiamo andare a decidere un pochino di cose. Vabbè, mi sto allungando troppo, vabbè. Comunque volevo anche raccontarvi un po' di vita quotidiana e vi lascio perché altrimenti arrivo per ultima, mi stanno già aspettando. E niente, questo è tutto, ci aggiorneremo prossimamente, vi farò sapere anche cosa combineremo oggi, dato che
appunto volevo raccontarvi anche un po' di vita quotidiana. E questo è tutto, ci vediamo al prossimo aggiornamento. Amici del web, buonasera. Allora, sono stata tutto il pomeriggio al centro pastorale. Lasciamo stare, quello che non è successo, vabbè. Sono stata dalle 3 alle 7 e un quarto, praticamente lì. Quello che non doveva succedere è successo, ma questo capita a ogni anno nuovo di catechesi, praticamente, di catechismo. E ok, sorvoliamo perché non ne vorrei parlare perché altrimenti qua non finisco più con le lamentele, ok? Volevo solamente avvisarvi che c'è una novità perché io dopo tutto questo casino che abbiamo fatto di centro pastorale sono andata in libreria con un'amica che siamo educatrici praticamente insieme, lo facciamo insieme e ho comprato Il mare senza stelle di Erich Morgenstern. Allora, ho dovuto vendere un rene per comprare questo libro, però dai, è super fighissimo. Ho già addocchiato Piranesi in libreria, però costava anche quello 18 euro e quindi ho detto, vabbè, forse due libri da 18 euro è un po' too much. Quindi ho deciso di prendermi solamente Il mare senza stelle perché avevo più urgenza di leggere questo che Piranesi. Super figa la copertina, vabbè, che ve lo dico a fare. E anche dentro molto cute, forse un po' meno rispetto a, cioè, nel senso che il Circo della Notte, per esempio, aveva un po' più di, no, oddio, in realtà c'era pure questo, forse meno nero, voglio dire. Però comunque l'edizione è quella super molto figa. Non vedo l'ora di leggerlo perché sento parlare benissimo del Mare senza stelle, quindi vediamo un po'. Certo, ci sono sempre quelle recensioni che vanno un po' controcorrente, normale come in tutti i libri succede. E poi la prossima volta comprerò anche i Piranesi, però intanto finiamo i libri che ho a casa perché se no altrimenti qua non ce la facciamo più. Sgraviamo. Intanto scusate, io devo sniffare le pagine dei libri nuovi. E questo è tutto per adesso e vi aggiornerò stasera o domani, anche se in realtà è già sera, sono le 7:30 di sera. O stasera, appunto, appena finisco di leggere un po' il secondo libro di Queste oscure materie, oppure domani mattina, boh, non lo so, io comunque domani ho le cresime, quindi anche quello magari vi aggiorno domani. E questo è tutto e poi niente, ci aggiorniamo appena, insomma, leggo un po' della Lama Sottile. Amici del web, ciao! Allora, nuovo aggiornamento sulla Lama Sottile, secondo volume di Queste oscure materie. Sono arrivata a pagina 482, quindi il capitolo 7, e devo dire che è molto più interessante del primo. A me sta piacendo di più perché stiamo scoprendo cose nuove e certo un po' mi ha confuso questa cosa degli angeli, per dire, questi nuovi mondi, passo di qua, di là, insomma, un attimo di confusione iniziale. Però insomma, mi sta piacendo anche perché c'è questo nuovo personaggio, Will, che io non ho ancora ben inquadrato perché cioè, non capisco se mi sia simpatico, se mi piace o se mi sta altamente sul cazzo. Diciamo che per il momento è su una via di mezzo. Lyra non lo so, uguale, nel senso, nel primo libro mi piaceva tantissimo, adesso mi sta un po' alterando alcuni suoi comportamenti, però insomma, credo sia un po' normale quando conosci una nuova persona, non sai magari come comportarsi con quest'ultima, di qua di là, magari ci sono delle incomprensioni, un po' così si discute, quindi insomma un po' la situazione che si è creata tra Lyra e Will, un po' messa un po' sul cazzo, però comunque. E a parte questo, ci sono state nuove scoperte. Lyra ha scoperto delle cose interessanti con una dottoressa della Oxford in cui si trova.
e diverse cose poi super fighe su il tizio Grumman, che io non so pronunciare, insomma quel tizio decapitato che almeno si pensi sia decapitato, non si capisce più niente, anzi a questo punto non si sa neanche se è vivo o morto, quindi c'è un tizio che ci ha suggerito, che non so se sia vero oppure no, che non è né morto né vivo, quindi non si è capito, insomma, vabbè. Qua siamo arrivati all'estremo dello spoiler. Magari vi annuncerò con delle scritte così che ci saranno degli spoiler, magari per chi non li vuole. Fatto sta che comunque molto interessante, molto più interessante del primo, mi sta prendendo molto, molto figo, non voglio mai finirlo, però dall'altra parte lo voglio finire. Io spero di fare in tempo per martedì in realtà, perché è già domenica pomeriggio, io alle 18 devo andare alla messa perché il mio gruppo che ha concluso lo scorso anno il catechismo si deve cresimare, quindi io mi devo pure un po' atticcare perché che faccio? Ci vado così, ma non mi, cioè con la maglia di Leonora Bertè, ma insomma, non mi sembra il caso. Quindi io poi stasera torno, mi finisco almeno 6-20 pagine che mi mancano arrivare a 500. Domani mattina lo devo finire perché sì, insomma, mi ci infiondo. E poi vi spiegherò poi perché sto un po' in ritardo con la lettura dell'arma sottile, è una giusta causa comunque. E tra l'altro domani vi devo aggiornare anche sull'università, oltre che su Phil Pullman, perché domani pomeriggio io inizio le lezioni del terzo anno. Bella, questa novità, cioè bella fino alla certa, perché poi fra qualche mese, diciamo, una volta che finirò gli esami del primo semestre, dovrò iniziare a pensare anche alla tesi. Io non ci voglio pensare alla tesi, cioè sì, ma anche no, capito? E comunque questo aggiornamento finisce qui. Penso di aver parlato già troppo, eppure con gli spoiler, quindi va bene un po' così. Vabbè, niente, vi aggiornerò o stasera o comunque domani, vediamo un po' come ci si mette. Noi comunque ci vediamo a un nuovo aggiornamento. Del web, ciao. Allora, arrivati a questo punto, so per certo che il video sarebbe dovuto uscire martedì scorso, ma che non è uscito più per diverse cose. Non sono stata bene, né fisicamente né mentalmente. Niente di grave, non vi preoccupate. Ho avuto un semi-blocco del lettore, poi vabbè, ho ripreso le lezioni in presenza, vabbè, comunque diverse cose mi hanno costretto, poi una certa mi sono anche autocostretta a rimandare questo video di una settimana e anche il video che sarebbe dovuto uscire giovedì, che poi uscirà questo giovedì che viene. Tranquilli, non vi preoccupate, niente di che. Comunque una buona notizia c'è, perché ho da poco, da tipo qualche minuto, finito la Lama Sottile, il secondo volume di queste oscure materie di Philip Pullman. Allora, prima cosa negativa, capitoli lunghissimi, cioè io più di 12 pagine, 15, non li sopporto più i capitoli, cioè davvero, già 15 pagine mi scatta il nervosismo, qui arriviamo anche a 20, io tipo, ti prego, basta, fatemi sapere se sono l'unica che non sopporta i capitoli super lunghi. Cioè, fai più capitoli più corti, cioè, voglio dire, non fare tre capitoli lunghi, 300 pagine ognuno, voglio dire. Comunque, a parte questo, mi è piaciuto molto più questo, cioè il secondo del primo. Cioè, strabiliante, mai successo. A parte con Harry Potter, vabbè, lasciamo stare. Harry è un caso a parte. Ma di solito mi piace sempre più il primo volume di una trilogia o comunque di una saga. In questo caso invece mi è piaciuto più il secondo, per diversi motivi, che poi penso di spiegarvi bene nella recensione che farò poi una volta finiti i tre reading vlog. Comunque in generale, a parte i capitoli super lunghi, ho letto con più piacere questo secondo volume, perché poi io ero partita alla fine del primo con un po' di pregiudizi, ovviamente buoni, e me li perdonerete naturalmente perché mi sono ricreduta. Pensavo che ormai non ci fosse più niente, cioè ovviamente c'era quella cosa da risolvere che poi non è stata risolta,
perché si sono aggiunte altre cose, altri misteri, altre cose, tipo la rama sottile, fondamentale naturalmente adesso, per risolvere il problema rimasto irrisolto dal primo libro. Cioè abbiamo scoperto che serve la lama sottile, necessaria, diciamo, per arrivare lì dove volevamo arrivare alla fine del primo libro. Lyra naturalmente non lo sa, perché Lyra in realtà che voleva raggiungere suo padre, che poi non c'è riuscita alla fine del primo libro. Io pensavo che, ho pensato, questa qua risolve i problemi così come se niente fosse, invece in realtà questo è problema di raggiungere Lord Asriel è più grande di quanto pensassi. Diverse cose hanno portato Will a dover raggiungere Lord Asriel. Will è un bambino, un ragazzo che Lyra ha conosciuto poi nel secondo libro, perché su un successo delle robe che l'hanno portata inconsciamente a incontrare Will, perché Lyra alla fine del primo libro, cercando suo padre, si è persa e si è ritrovata dove vive Will. Più di così penso che fare spoiler, e quindi hanno raggiunto la lama sottile quando in realtà non volevano, ma avrebbero comunque dovuto fare questa scelta. Comunque penso di aver detto tutto, cioè io sono rimasta tipo shock, cioè tutto, senza fare spoiler, perché io di cose ne avrei tipo ho 1000 da dire, 800 miliardi, però appunto è stato un po' più intrigante. Comunque i personaggi già li conoscevamo, ovviamente ci sono nuove entrate come Will, comunque la maggior parte dei personaggi già li conosciamo, alcune cose già sappiamo come funzionano. Altri personaggi non si sa che fine hanno fatto, però spero di incontrarli nel terzo libro. Naturalmente penso che abbiano fatto comunque parte della storia, anche se non li abbiamo incontrati, cioè io ho questa idea, non so se è chiara, però vabbè. Penso di farvi sapere meglio poi nel prossimo reading vlog, perché devo chiarirmi un attimo le idee, dato che questo commento è proprio molto a caldo, quindi non so fino a che punto possa essere comprensibile. Prima non so parlare, secondo sono molto logorroica, quindi parlo, poi perdo il filo, poi l'ho appena finito, quindi devo un attimo riordinare le idee. Comunque, noi ci vediamo giovedì con un altro video, che in realtà devo ancora pensare, girare, fare, dire, baciare, come dico sempre. E poi ci vediamo martedì prossimo per il reading vlog sul Canocchio d'Ambra, quindi il terzo e ultimo volume della trilogia di Queste Oscure Materie, e poi giovedì l'altro per un altro video ancora che penso non riguardi Philip Pullman. Comunque ho in mente, anche ve lo anticipo, di fare la reaction al film della Bussola d'Oro una volta finita la trilogia, perché non vorrei che ci fossero degli spoiler sul terzo, non credo, cioè io ho pensato vabbè finisco il secondo libro poi me lo vedo, però non lo so se poi possono esserci degli spoiler sul terzo libro, dato che su Percy Jackson sta cosa, sta bastardata, me l'hanno fatta, però lasciamo stare che mi hanno fatto due film per racchiudere 5 libri e di spoiler a voglia. Però va bene, concludiamo qua, perché altrimenti, come dicevo prima, essendo io la gorraga, perdo il filo, parlo di altro e ci perdiamo nel discorso. Questo video è finito qui, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa pensate della lama sottile. Se volete fare spoiler, mi raccomando, solo sul primo e sul secondo libro, naturalmente digitando spoiler gigantesco con i puntini, magari così chi vuole leggere i commenti può farlo tranquillamente. Se voi volete fare spoiler mi invito a non farli, però comunque se volete copriteli, ecco. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale attivando la campanella per non perdere nessun altro video, e noi ci vediamo alla prossima, ciao!